Avete mai sentito parlare della tassa Sayonara? Beh, sappiate che dal 7 gennaio 2019 ogni persona, che sia un turista, residente in Giappone o straniero, che intende lasciare il paese, nave, un treno che sia, dovrà da adesso in poi pagare la tassa che è già stata soprannominata tassa Sayonara, ovvero tassa arrivederci. Si sa, la tassa di soggiorno non è certo una novità, quindi non c'è da sorprendersi che i legislatori nipponici, anche in vista delle Olimpiadi, abbiano deciso di racimolare soldi con questa nuova tassa, non di permanenza, ma di uscita dal Giappone. L'imposta andrà automaticamente a sommarsi al prezzo del biglietto. E la cifra al momento decisa è abbordabile, 1000 yen, ovvero 7,50 €. Esonerati dal pagamento i bambini sotto i 2 anni e tutti coloro che sosterranno in Giappone in meno di 24 ore. Il che significa che gli scali non saranno soggetti a sovrapprezzo. Tutte le entrate generate saranno utilizzate per progetti legati al turismo ed il fatturato annuo è stato stimato in 43 miliardi di yen, un gruzzolo che potrebbe apportare molti cambiamenti positivi per il turismo nipponico. Ad applicare la tassa di partenza sono anche nazioni quali il Brasile, l'Australia, la Giamaica e il Regno Unito, con costi decisamente più alti di quelli previsti ora dal Giappone, che intende sfruttarli per migliorare le infrastrutture negli aeroporti, come l'imbarco con riconoscimento facciale, e produrre guide turistiche multilingue, oltre ad espandere la rete Wi-Fi. Voi cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti! E ricordatevi che noi qua in Italia paghiamo ancora le accise sul carburante della guerra in Abissinia, quindi forse sarebbe il caso non parlare di tassa ingiusta! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store!